Salve a tutti e ben ritrovati alla terza puntata del programma Faccia a Faccia, un nuovo format per il momento ad indirizzo esclusivamente politico. Parliamo della bagheria attuale in vista delle elezioni del 28 aprile. In apertura anche questa volta ringraziamo Padovano Mobili che ci ospita in questi studi. Oggi parliamo con due ospiti della bagheria attuale ma soprattutto della bagheria futura. Lo facciamo con Bartolo Di Salvo e Biagio Sciortino che ringraziamo, sono due politici di lungo corso. Entrambi sono impegnati in questa campagna elettorale in corso perché Bartolo Di Salvo ha presentato la lista che si chiama Uniamo Bagheria, che sono a sostegno della candidatura di Filippo Tripoli e Biagio Sciortino Bagheria Popolare a sostegno di Gino Di Stefano. Io volevo iniziare con, facendo un passo indietro. Quindi, facendo una breve disamina di questi cinque anni in cui ha governato il Movimento 5 Stelle. Iniziamo con Bartolo Di Salvo. Innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie intanto di averci invitato. Eh, sì, sono stati cinque anni eh, difficili credo per questa città perché il tanto agognato cambiamento di cui il Movimento 5 Stelle doveva rendersi protagonista. In realtà non lo abbiamo visto in nessun frangente. Eh, credo che questi ragazzi abbiano perso un'occasione e abbiano soprattutto fatto perdere un'occasione a questa città perché cinque anni fa c'erano delle candidature alternative che avrebbero potuto eh, meglio rappresentare quella voglia di cambiamento, quella necessità di cambiamento che la città aveva comunque voglia di effettuare. Si riparte, si riparte con le medesime difficoltà che c'erano cinque anni fa e con forse qualche piccolo risultato positivo. Ma, eh, grazie per l'invito, Martino, anzi devo dire che si ritorna a parlare di politica in città dopo tanto tempo, perché sono stati secondo me cinque anni di non politica. Eh, la cosa che mi ha amareggiato, al di là delle difficoltà, perché io non ho mai criticato, non ho mai scritto nessun articolo sul giornale, non ho mai criticato il sindaco. Per me, il sindaco, al di là dell'estrazione eh, della politica eh, a cui appartiene, eh, racchiude tutta la città e fare il sindaco a Bari è complicato. Quindi, chiunque va a fare il sindaco è, un, è, un, eh, come dire, è una montagna da scalare veramente. Quello che ho criticato fortemente è l'assenza di politica, di dibattito democratico. E soprattutto di mancanza di relazione. Questa città ha perso la capacità di entrare in relazione con la politica. La gente per strada ha quasi un, un rigetto per quello che riguarda il dialogo con il consigliere, l'assessore, il sindaco. Addirittura molti non conoscono neanche chi sono gli assessori. Questo vuol dire che in realtà... Eh, questi cinque anni, caro Martino, sono stati cinque anni di mancata relazione, relazione umana, rispetto anche delle persone, eccessiva aggressione ad personam eh, su coloro che fanno politica, su coloro che pensano di fare politica. Io credo che la politica debba tornare a toni più miti, parlare di progetti, di programmi e non entrare nel particolare, non entrare nelle beghe familiare, nelle beghe personali, non andare a colpire la persona nel suo essere. Questo per me è stato una grave perdita per questi cinque anni di amministrazione. Io volevo adesso uh, coinvolgervi in prima persona perché voi dopo tanto tempo siete tornati nuovamente a spendervi in, eh, in prima persona appunto. Per quale motivo? Ma guarda, eh, credo che sia un denominatore comune dell'amore per questa città. Io... Tempo fa mh, comunicavo la mia intenzione di partecipare all'agone politico, alla battaglia, perché padre di, di due bambini allora, adesso sono due ragazzi, due ragazzini che stanno cominciando ad affrontare le questioni che li riguardano, le questioni di questa città e mh, credo che sia giusto, doveroso e soprattutto sia... Mh, un obbligo morale, quello da parte nostra di provare a eh, dare un, un cambio di passo, assegnare un cambio di passo per le generazioni che verranno. Non ho eh, oggettivamente tante ambizioni personali, ma ciò che mh, contraddistingue la mia presenza in politica è la voglia comunque di rappresentare un reale cambiamento, una reale prospettiva di futuro in questa città per i miei figli. Amo dire che mio figlio deve poter scegliere se andare a studiare fuori, ma deve essere una scelta, non può, non deve essere, non può essere un obbligo. Biagio Certino, lei addirittura eh, si candiderà in consiglio comunale, per quale motivo? Perché sono stato coinvolto nove mesi fa, dopo otto anni di assenza, io non ho partecipato più a nessuna attività politica un gruppo di ragazzi bagheresi, di ragazzi che sono dei professionisti, ragazzi se possiamo dire di 30 anni e passa, persone che volevano spendersi per questa città, mi hanno riacceso l'entusiasmo, mi hanno coinvolto in un percorso, si era tentato anche di fare, grazie anche con tutte le altre liste civiche, c'è stato un momento in cui abbiamo dibattuto su una mia ipotesi anche di candidatura a sindaco, non lo nascondo era una cosa che mi faceva molto paura, ma mi allettava molto proprio per l'amore per la mia città. Nel momento in cui questo progetto non è andato chiaramente eh, come pensavamo, Bagheria popolare ha scelto di partecipare ugualmente a questa competizione elettorale. Mi sembrava veramente vergognoso lasciare questo gruppo di giovani senza il mio supporto. Non volevo dare alla città l'immagine che Biagio Ciortino, se non ha una carica importante, non scende a livello basso del Consiglio Comunale. Quindi io mi candido al Consiglio Comunale per dare forza a questa lista di bagheria popolare, al di là se si vince o se si perde, perché nella vita bisogna saper vincere, ma bisogna saper perdere anche con onore. Oggi la politica è fatta soltanto di eh, proclami, di tripudi, di slogan, eh, di virtuale. Io amo invece i rapporti umani, quindi mi candido al Consiglio Comunale proprio perché credo che questi ragazzi, questi giovani che hanno voluto portare nuovamente in discussione Baglia Popolare, meritino il mio eh, voto, la mia attenzione e la mia faccia. Quindi io ce la metto con molto piacere e con molto amore per la mia città. Io adesso volevo parlare invece di emergenze. Quali sono secondo voi le tre emergenze che il nuovo sindaco dovrà affrontare appena eletto? Ma, eh, fin troppo semplici. Allora io dico che chiunque vada a fare il sindaco dovrà occuparsi del decoro urbano, inteso in senso più ampio e non solo in relazione alla gestione del servizio dei rifiuti, di raccolta dei rifiuti, quindi alla raccolta differenziata, ma al decoro urbano inteso come la tutela del patrimonio eh, dei beni comuni, del patrimonio del verde pubblico, della gestione della... Eh, degli spazi a, attrezzati, cosa che è praticamente del tutto assente in città, del cimitero, che ormai da um, almeno due consigliature rappresenta il vero vulnus dell'attività amministrativa e i tristissimi fatti degli ultimi tempi ci restituiscono una situazione assolutamente compromessa e eh, per, ultimo ma, non per ultimo, cioè in ultimo ma non per ultimo la gestione delle risorse idriche che oggettivamente oggi eh, pongono la nostra città in una condizione di degrado assoluto e di terzo mondo funzionale ma io sono d'accordo con Bartolo perché oltre a quello che ha detto lui condivisibile e lo sottoscriverei adesso Bagheria non ha bisogno di un libro dei sogni ha bisogno di due o tre punti importanti che danno nuovamente una giusta immagine alla nostra città dal punto di vista del decoro, dal punto di vista anche dell'accoglienza, non dobbiamo sembrare come una Beirut no? quando si arriva dall'autostrada. Quindi d'accordo con Bartolo, ma aggiungerei due elementi, Martino. Uno è importante, cioè chi farà il sindaco, chi farà il consigliero, chi farà l'assessore, deve scendere in piazza, deve stare con la gente. Bagheria ha bisogno nuovamente di un politico che possa essere in mezzo alla gente che deve anche ascoltare la gente, che deve prendersi anche i malumori della gente. Io dico basta, poniamo eh, un termine, riapriamo le porte del comune. La, il comune è la casa dei bagheresi, non è la casa del sindaco. Oggi dobbiamo ripensare a questa cosa. E poi un altro punto, Martino, non la voglio fare molto lunga, chiunque sarà l'amministratore di questa città si deve occupare delle fragilità umane di questa città. Le fragilità non sono qualcosa da mettere da parte, da scansare, perché fa paura la fragilità. Anche io sono fragile, anche noi siamo fragili. E forse la Bagheria ha bisogno nuovamente di un sindaco, di un'amministrazione che si occupa delle fragilità, che vada a toccare con mano la sofferenza della gente, anche se non c'è una soluzione immediata al problema ma quantomeno deve ascoltare e deve stare in mezzo alla gente, in mezzo a coloro che soffrono. E a Baghiria c'è tanto bisogno di ascolto e oggi la politica non l'ha più fatto. Un'ultima domanda ad entrambi. Non c'è il rischio che alle prossime elezioni molta gente si allontani, non vada a votare, per, non vada a votare perché in fondo c'è una sorta di disamore verso la politica? Ma guarda, lo, il, il rischio è concreto, comunque lo è sempre stato concreto. Però non posso che dare ragione a Biagio. Biagio Sciortino ha sempre dimostrato, che, ed è stato l'esempio più fulgido, che i rapporti umani sono fondamentali. Se la politica ritorna ad occuparsi del cittadino, del bagherese, se riesce ad occuparsi dei problemi dei cittadini bagheresi e non che vivono nel nostro territorio, se riesce a dare risposte anche singolari e dettagliate rispetto alle mille, dei mille drammi che questa città sta vivendo, ritorna ad essere credibile. Ed è quello che oggettivamente, e quindi condivido con Biaggio, noi dobbiamo fare. Dobbiamo ritornare ad essere credibili e dobbiamo ritornare a parlare con la città parlare con la città dei problemi della città e dimostrare alla città che chi si mette in gioco direttamente e indirettamente è eh, preposto ed è lì ad occuparsi di questo, non ad utilizzare eh, il comune o l'amministrazione comunale come un trampolino di lancio per la soluzione di problemi personali né come un trampolino di lancio per future carriere politiche fuori da questo territorio. Chi si occupa di politica a Bagheria deve occuparsi di Bagheria credo anche che eh, dovremmo parlare martino di cose molto più alte no eh, il rischio è molto elevato la gente è stanca però basta guardare un po la tv no? vedere un po chi ci rappresenta quello che succede nel parlamento spesso sembriamo un parlamento del nord africa no? per farla così magari più pulita la gente è stanca di sentire notizia sulla politica che di politica non ha niente. La gente si vergogna anche di essere rappresentati molte volte eh, da persone che non hanno una giusta moralità. Okay? Quindi credo che eh, il riverbero è quello. La gente è stanca non perché eh, a Bagheria o a Figarazzo o a Santa Fava o a Porticello o a Palermo, ma perché a livello nazionale, perché a livello regionale anche, no? eh, non abbiamo una giusta dimensione della politica. Oggi Bagheria è in difficoltà, come tantissimi comuni. Okay. La gente andrà a votare perché l'elezione comunale è un'elezione un fatta anche di amicizia, di affetti, di stima, di rapporti umani. Per fortuna ci sono ancora. Quando si parla di elezioni regionali o nazionali la gente non va più a votare. Ma perché? Perché c'è stata questa crisi dei partiti. Dove sono i partiti, Martino? Dov'è più la politica discussa nelle segreterie? Dov'è più la politica discussa per il bene di un percorso? Se non quello di dire cosa mi spetta, cosa posso avere io in cambio della politica, Martino. Quindi la gente è stanca perché chiaramente si sente tradita dai partiti. Oggi viviamo un fallimento storico. Importante, pesante, stressante per il cittadino, che è quello della mancanza di una governance politica nazionale. E oggi è giunto il momento di dire basta. Non so se sarà sufficiente dire basta, Martino. Non so se le persone andranno a votare nuovamente con amore a livello regionale, a livello nazionale o per le europee. Che una elezione importantissima e la gente non gliene frega più nulla delle europee, capito? Quindi la distanza non la mette il candidato consigliere comunale o il candidato sindaco della città X, ma la mette l'assenza di una governance politica a livello nazionale. Siete stati bravi nelle risposte. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, quindi io volevo chiedervi. Dai nomi che si sono fatti e, sono, e stanno venendo fuori ancora il quadro non è completo, però da quello che viene fuori ci sono sempre qualcuno direbbe le stesse facce. Per quale motivo? Perché non c'è una nuova classe dirigente che possa prendere in mano le sorti di bagheria? Ma guarda, io non penso che siano sempre le stesse facce, e qualora dovesse essere quello l'approccio, comunque la sensazione. È perché probabilmente quelle sono le facce che più eh, e che meglio rappresentano con maggiore competenza rappresentano la maggioranza dei cittadini bagheresi. Dei candidati in campo, devo dire che sono tutti ottimi candidati. Non mi permetto di esprimere opinioni rispetto ai singoli, però è evidente che gente come eh, Filippo Tripoli, eh, Alessandra Ianni, Gino Di Stefano, non ultimo Romina Iello che conosco di meno, ma i primi tre sono eh, persone che hanno vissuto la loro eh, storia politica in questa città mettendoci la faccia sempre, imponendo Romina Iello è comunque un'amministratrice uscente, quindi detto, ne, non ne parlo perché a, a... la conosco Voglio meno, dire ha da cinque anni portato avanti anche le sorti di, questo, di esatto. questa città, quindi è giusto sottolinearlo questo. Io parlo dei primi tre perché li conosco meglio, perché ho condiviso con loro una parte della, del percorso politico e della loro storia politica, perché ne conosco meglio le qualità, le capacità, la determinazione con cui perseguono gli obiettivi. E devo dirti che al netto di, delle ambizioni personali o dei, del fatto che i percorsi si siano in qualche maniera divise. Sono sicuramente tre ottimi amministratori e sicuramente chi di loro o chiunque di loro dovesse andare a fare il sindaco sarebbe il miglior sindaco possibile a questa città. Non mi esprimo su Romina Iello perché è interprete di un percorso amministrativo che non ha saputo dare eh, le risposte che la città si aspettava in questi cinque anni. Quindi mi perdonerai, dico, al netto del fatto che Romina Iello sarà probabilmente un ottimo amministratore. Chiaramente io preferisco parlare degli altri perché agli altri spetta il compito, secondo me, di cambiare le sorti di questa città nel prossimo futuro. Non so chi sarà il sindaco di questa città, ma chiunque sia il sindaco di questa città sono sicuro che per la storia, per la determinazione, per le qualità umane che sanno rappresentare e che comunque rappresentano quello che in viaggio ha già eh, detto meglio di chiunque altro, cioè la capacità di stare in mezzo alla gente, di ascoltare il bagherese, di vivere il rapporto col territorio in simbiosi costante, sicuramente rappresenteranno una, la migliore offerta che la città possa fare. Ah, eh, Martino, perché le sempre stesse facce? Io dico allora perché non c'è qualcuno che si vuole spendere per questa città? Io ribalto la tua domanda e dico e invito anche, ancora siamo in tempo, se qualche altro candidato a al sindaco si vuole fare avanti è giusto che lo faccia, che sia anche... Forse è il momento giusto. È probabile che ci sarà. Comunque. Ma io mi auguro, però la faccia nuova mh, non è garanzia eh, di pulizia. La faccia nuova non è, è garanzia e ne, neanche garanzia di qualità o di esperienza. Allora io dico una cosa. Se qualcuno eh, mi auguro che ci stiano ascoltando poi tante, tante persone. Se qualcuno pensa che andare a fare sindaco del Comune di Bagheria, un amministratore del Comune di Bagheria vuol dire arricchirsi, penso che sia veramente lontanissimo dalla sì. realtà. Se invece si pensa che chi fa il sindaco, il consigliere o l'amministratore di questa città corre rischi grossissimi, allora io dico che ci vuole un pizzico di follia. Quindi, caro Martino, fare l'amministratore è veramente oggi un momento significativo. Mi è dispiaciuto molto quello che ho letto ultimamente in questi giorni, in cui, ieri e stamattina, per l'amico per Filippo, perché ritengo che una persona trasparente, una persona di grande spessore come lui, eh, non meriti eh, questo assalto mediatico e mi auguro che lui abbia la capacità di risolvere tranquillamente eh, come il suo stile eh, farà chiarezza. Perché vedi chi fa politica è sempre comunque tra l'incudine e il martello. Se oggi ricevo una telefonata di un'amica e dico non ti preoccupare, ci penso io. Chi mi ascolta? Cosa pensa di questo ci penso io? Ci penso io in stile mafioso? Ci penso io che sono il tutologo? Ci penso io perché sono un potente? Siete fuori strada. Il ci penso io vuol dire ascoltare la gente e poter dare una speranza. Quindi oggi invito tutti coloro che non hanno voluto mettere la propria faccia, per non dire altro, sul tavolino, di farlo adesso, perché è il momento buono. E chi lo sta facendo oggi merita da parte mia il più grande e profondo rispetto. Va bene, io ringrazio i miei ospiti, Bartolo Di Salvo e Biagio Ciortino. Volevo fare un piccolo inciso, la prossima puntata eh, ospiteremo altri due esponenti della politica locale, poi inizieremo... Con ascoltare i candidati a sindaco per concludere poi con un dibattito all'interno del quale eh, ospiteremo tutti i candidati. Grazie a tutti, io ringrazio per la parte tecnica Giuseppe Rizzo e Ignazio Ficano, ringrazio ancora una volta Padovano Mobili che ci ospita e arrivederci alla prossima puntata.